Salve a tutti e bentornati a Gialopi. Gialopi. Halopi. O. No. Ialopi. Basta. Non me ne vengono in mente altre. Se ne avete altre di pronunce, fatemelo sapere. Allora. Vediamo un po' che cosa possiamo tentare di fare oggi. Innanzitutto prendiamo un po' di roba. No, con te non ci parlo neanche. Vediamo se riusciamo a evitare di portarcelo dietro lo zio per una volta. Come... Ah, già stiamo... Wow. Dobbiamo riempire... Chissà se questa roba... Beh, ma non voglio riempire... Ok, abbiamo un mix d'olio qui all'interno. Lean Optimal. Ah, perfetto. Ci piace Optimal. Questo ce lo portiamo dietro. Prendiamo il kit di riparazione. Prendiamoci. Vediamo quante ruote ci riusciamo a portare dietro. Oh no, cavolo. Ah, dannazione. Ma non le volevo lanciare così lontano. Kit di riparazione. Ripariamo il possibile. Che cosa abbiamo da riparare? Motore. Filtro dell'aria. E basta. Ok, vabbè, dai. Prendiamo il crick, crick, crick. Ah, cavolo. Secondo me prendendo il crick ci avviciniamo troppo allo zio. Quello poi attacca a bottone. E chi lo sente più? Perfetto. Ottimo. Togli. Una. Due. Vabbè, intanto questa chiudiamola. Ne avevamo lanciata una qua giù. Cioè, ne avevamo lanciata. È volata da sola, praticamente. Non sapere come ha fatto. Ok. Una. Due. Abbassa. Perfetto. Poi stiamo facendo le riparazioni in tempo record oggi. Un pit stop velocissimo. Vediamo un po'. Oh, dai. No. Cioè, le ruote non possono andare sul portapacchi. Ah, ma che strano. Avete visto, però, dall'altro lato non ci stavano andando. Ma comunque questo portapacchi è comodissimo. Secondo me ci farà guadagnare un bel po' di soldi. E in un batter d'occhio avremo tutti i soldi necessari per potenziare ancora la nostra piccola Laika. Ok, chiudi, chiudi. Ciao zio, ci vediamo, eh. No, mi sono incastrato. Ok. Ci siamo, ci siamo. Dai, dai, che non ci ha visto lo zio. Come ha fatto? Vediamo un po'. 210 km senza però stazioni di servizio. Prendiamo 280 km soleggiato con la stazione di servizio. Vediamo che cosa riusciamo a fare. Lo zio lo lasciamo qui a casa. Accendiamo. La radio, sistemiamo. Ah. Ma si potrà andare di qua?
Direi di no. Ok. Rimettiamoci in carreggiata. Ah, il nostro primo viaggio senza lo zio. Che bello. No, però mi sento un po' solo. Ottimo. Vorrei tentare di cambiare altre parti della Laiga. Solo che alcune costano veramente, veramente tanto. Non so che cosa prendere dopo, se forse converrebbe prendere il motore. Non è una cattiva idea. Un altro che ha preso il guardrail. Direi di sì. Che altro vorrei riuscire a ridurre un po' i consumi della benzina. In che corsia sta? Ah, ok. Perché abbiamo preso un serbatoio nuovo, ma stiamo già a metà serbatoio. Ok. Vediamo un po' qua che cosa abbiamo. A proposito. Ah, ok. Temevo di non avere il crick. Invece ce l'abbiamo. Cavolo, veramente dai, ammettetelo, il portapacchi è stupendo. Questa luce crea un sole artificiale. Che stava già ridotto un po' male. Però sì, stiamo consumando tantissima benzina. Giornata tranquilla senza lo zio. Non lo so se è meglio, però effettivamente così in solitaria solo con la radio. Ma è che però non era, non è mai stato d'aiuto. Cioè, ha tolto le sue storie sui ponti. Ok. Facciamo a tempo prima che arrivi.
Oh, cavolo. Ah, dannazione. Ah, caffè. Vai col caffè. Perfetto. Secondo me faremo un bel po' di soldi. Ne spenderemo anche un bel po' per riparare l'auto. Spende un po', vero? Pensavo che impressione. Oh, che è successo? E diventando sera? Eh sì. Cavolo, abbiamo quasi finito la benzina. Il nostro motore non è efficiente per niente. Per niente proprio. Ah, devo fare tutto il giro. Vediamo un po'. Quanto siamo rimasti? Cavolo, abbiamo consumato tantissima benzina, ma com'è possibile che ne abbiamo consumata così tanta? Di solito non ne consumavamo così tanta. Veramente strano. No, vabbè, una. Ma sono tutte danneggiate, vero? Direi di sì. Salve. Porto un po' di ruote. Anche sì, quanti? Ok. Perfetto. Aspetti perché ho a un'altra ruota queste due scatole da portare qui all'interno. Ho anche tanti chicchi di caffè. Tre pacchi di chicchi di caffè. Vabbè, insomma, pacchi di caffè. Aspetti che torno con il caffè. Vediamo un po'. Ah, ho anche un crick. Giusto, giusto. Mi ero dimenticato del crick. Ma è pieno di zanzare. Troppe zanzare. E via. Cioè, se effettivamente avere il serbatoio più grande mi costa semplicemente più benzina, alla fine non è che è una cosa tanto utile. Allora, vediamo che cosa abbiamo qua dentro. Sigarette. Ho ho ho! Super bottiglie. Non quelle che penso io. Nah, cavolo. Le altre erano molto più costose. Vabbè, ci accontentiamo. La scatola si apre. Cioè, la cassa si apre come una scatola. Guardate i soldi.
Allora, questi. Quanto abbiamo fatto? 154. E non abbiamo ancora finito. Perfetto. Mi è venuta in mente un'idea. Certo, con lo zio sarebbe stato più divertente, però possiamo provarci anche da soli. Vediamo un attimo. Allora, questa volta ne prendiamo uno alla volta. Ah, l'altro non ci va. Mettiamone un altro qua sopra. Vediamo un po'. Che strano. Hai visto? Abbiamo riparato una volta. Ce l'ha contato sul kit di riparazione, ma effettivamente non ha fatto nulla. E ce ne avanza uno. Va bene. Lì ha aperto? Fatemi provare. Chiudi. Ok. Come potremmo... Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Vediamo se funziona. O se esplode la nostra piccola Laika. Speriamo di no. Oh. Ah, cavolo. Però si chiude dall'altro lato. Beh, però... Vediamo un po'. Vediamo se funziona. Funziona. Ok. Cavolo. Ah, perfetto. Non sto rubando. Non so che sono. La signora ci ridona gentilmente. Che è una signora molto gentile. La scatola però non si è aperta. Hello? Sì, non si dirà qui, signora. Tutto a posto. Anche le medicine, stupendo. Stupendo. Beh. Ok, chissà come fanno a tenersi dritte per il viaggio. Mezzin. Certo, l'unica cosa scomoda è che è parcheggiato un po' lontano. Perfetto. A saperlo, prendevo così anche i kit di riparazione. Non si fa, non si fa, dai, non si fa. Adesso non è che possiamo approfittare troppo dello stato del gioco. Un pochino ne possiamo approfittare. No, scherzo. Vediamo un po'. Abbiamo anche la ruota di scorta gratuita. Questo è per aiutare lo sviluppo della nostra laica.
Ok, e possiamo rendere massiva. Adesso arrivo a pagare, eh. Intanto le chiudo la porta, signora. Ah, cavolo, non c'entra. Questi però sì. Perfetto. Andiamo un po'. No! Ah, sì, è riuscito a partire, è riuscito a partire. Ah, non si chiude proprio. Interessante. Credevo si chiudesse, invece si chiude proprio. Rimane proprio bloccato. No. Beh, anche perché comunque noi abbiamo speso tantissimo per la benzina, non si sa perché, per fare il pieno. Dobbiamo comprare un motore più efficiente. Molto più efficiente. Che cavolo? Com'è successo? Wow. Volevo tentare anche questa volta di passare su le rotaie del treno. L'altra volta è stato molto divertente. Abbiamo scoperto quella strada alternativa. Certo, ha portato sempre in città. Che è un po' un peccato. Siamo arrivati. A vendere tutte queste cose, vediamo se riusciamo a comprare un altro piccolo pezzo per la nostra Laika. Destra. Stupendo, negozio col concessionario della Laika a fianco. Riesco a prendere. Cavolo. Forse così da questo lato non va bene. Aspetta. Ok. No! Nazione. Certo, provo il lato sbagliare per fare. Il lato sbagliare. Il lato sbagliato per fare benzina. Ok. Allora, iniziamo a portare un po' di cose all'interno del negozio.
quale medicine che ha? No! Ce le sta facendo pagare! Bastarda! Ma sei amica dell'altra signora? No! Ce le sta facendo pagare! Cioè, li riconosce come rubate? No. Cavolo, no. Il nostro furto, ragazzi, non è andato bene, vedete? Rubare non risolve nulla. Cavolo, l'unica cosa che possiamo fare. Ma ci ha tolto anche la. La svaniscono completamente. Ci ha tolto anche la benzina. Che peccato. Vabbè. Vabbè, la ruota me la tengo però. Scusa, eh. E a questo punto mi tengo anche questa. Ah, non me lo fa mettere. Vedere? Sì, mi ha tolto. Sapete che c'è? Ecco. E lo metto sopra. Ah, che peccato. Ah, c'era anche un altro. Vabbè. Non avevamo preso delle scatole, no, eh? Mi ricordavo. Ok. Perché abbiamo anche una ruota danneggiata? Cavolo, l'abbiamo appena cambiata prima di partire. Ah. Vabbè. Oltretutto non è che non vende neanche niente di interessante. Nah, che peccato. Questo viaggio non sta andando molto bene. Quanto abbiamo? 3,53. Andiamo al negozio della Laika, va. Andiamo 70 volte. Troviamo qualcosa di interessante. Ricordiamo che abbiamo bisogno anche di 20 per dormire al motel. Ah, già. Aspetti, mi sono dimenticato il portafogli. Portafogli. Eccoci. Vediamo un po'. Possiamo comprare per 3,50. Direi di no. Forte. For quality conditioning. Ultimate go power. Performance you can rely on. Ah. E onorare questo. No, qui che abbiamo, giusto per curiosità. Anche se questi sono belli da vedere. Però, altrimenti che possiamo prendere? 210.
Beh. Cioè, se io decidessi di prendere questo. Questo. E. Questo. Ehi, no. 360, noi abbiamo 353. Anche delle batterie. Beh, queste qua non ci sono, perché? Ma sono svanite. Wow. Non lo so. Certo, questo qui è il top del top, però costa ben 4,40. Questo 3,40, certo non ci bastano i soldi per la notte, però ce ne possiamo fregare e tornare a casa. Ma sì, dai, proviamo questo, vediamo un po'. Vediamo un po' come va. Ah, poi non è detto perché potremmo venderci quello vecchio. Ah, già, giusto. E se ci vendiamo quello vecchio. Ok. Questo lo poggiamo qua sopra. Ok. Ottimo. Quello è un 1 o un 4? Spero sia un 4. Sulla durabilità. Andiamo a vendere. Che ho lasciato lo sportello. Ok. Vediamo un po' quanto ci dà per questo motore. Il suono dell'auto mi sembra lo stesso, però. Che è un po' un peccato. Dov'è? Ah, è questo. Stava messo di lato. Ah, aspettate, prendo subito il portafogli. Se no, poi devo rientrare. Eccoci qua. 10. Vabbè, sono sufficienti per dormire. Svegliamo anche se effettivamente salva dopo la notte passata nel motel. Dicono di sì, ma bisogna vedere. Ok, via. Quindi il motel starà dalla parte opposta. È un peccato. Cioè, allora, è carino il fatto che comunque sia non si può rubare dai negozi. Ah, sta qua. Wow, wow, wow. Ah, non c'è lo zio, quindi possiamo parcheggiare un po' come ci pare. Che è un sollievo. Però abbiamo completamente finito i soldi. Non è che la nostra Aiga è il top dell'equipaggiamento, eh. Ma quasi il top. Quasi. Però a noi alla fine ci basta. Quanto siamo rimasti? Uno. Siamo rimasti con uno. Stupendo. E siamo nella stanza 1A. Eccola qua. Perfetto. Bene, grazie a tutti e ci vediamo presto con un altro episodio di Gialopi. 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 Ciao ciao.